Buongiorno, sono Massimiliano Allegrini, sono l'operatore di CAF Patronato. Insieme alla nostra rete di professionisti forniamo servizi a 360 gradi ad imprese e privati. Oggi analizzeremo insieme gli aspetti principali del decreto Cura Italia, per quelli che verranno erogati dall'INPS, come 600 euro agli autonomi, voucher, congedi parentali e permessi legge 104, siamo in attesa delle disposizioni operative da parte dell'ente stesso. Adesso analizzeremo la parte che riguarda il pagamento dei tributi fiscali. Al momento sono stati sospesi e sono stati, diciamo, spostati nel tempo, ma tutte le imprese ci chiedono e chiedono a questo governo di annullarli completamente, visto che sono state chiuse per decreto molte aziende e quelle in piedi adesso stanno sopportando un carico di lavoro e di stress e di pericolo contagio insieme ai loro collaboratori molto alto. Per quanto riguarda il pagamento delle bollette, sono state sospese solo nella zona rossa in Lombardia. Per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione dei negozi, solo per il mese di marzo nel decreto viene previsto diciamo, un credito d'imposta del 60%, quindi il negoziante dovrà aggiungere il 40% di tasca propria. Per le esposizioni bancarie, sia per i mutui che per quelle aziendali, bisogna richiederlo alla propria banca o alla propria finanziaria, per cui bisognerà sicuramente, come accade già ci siamo informati, per alcune finanziarie o banche, compilare un modulo e rispedirlo firmato dall'interessato che ha contratto il finanziamento in essere o il leasing o il mutuo. Per invece avere la concessione del credito da parte del sistema bancario, sicuramente si andrà verso diciamo, un'equazione tenendo meno in considerazione i parametri di Basilea 2 e 3, quindi dare un credito a maglie un po' più larghe, così veniva citato anche in alcuni articoli di giornali. Mi hanno chiamato alcuni nostri clienti perché noi ci occupiamo anche di credito, però io giustamente ho dovuto rispondere che fin quando non inseriamo una pratica non ci accorgiamo realmente fin quando il sistema bancario ha veramente allargato i cordoni della borsa. Voglio sottolineare che il Parlamento è chiuso da giorni, che il sistema è bloccato e ha lasciato solo il cittadino. L'unica cosa che noi possiamo e dobbiamo cercare di fare, essere uniti e ce la faremo tutti insieme tenendo in piedi queste nostre reti sociali tramite i social. Grazie e in bocca al lupo a tutti.